Eccoci con mister Alfonsi. Mister, la Samba magari gioca delle partite molto belle, poi perde magari con due tiri in porta. Oggi succede il contrario. Partita non entusiasmante, la partita rosso-blu, però riesce a sfruttare insomma gli errori concessi dal Monte Giorgio. Si porta a casa i primi tre punti del 2023 a Riviera. Sì, il paradosso è il bello e il brutto del calcio. L'altra volta diciamo che era il brutto, oggi è il bello. Noi abbiamo vissuto questa l'ultima settimana, che prima la prima settimana avevamo lavorato molto bene, con molti con influenza, con alcuni acciacchi muscolari. Oggi abbiamo dovuto fare delle scelte e paradossalmente se in settimana lavori con qualche problematica, poi la domenica esce fuori. Infatti primo tempo ci siamo detti anche nello spogliatoio, siamo stati imbarazzanti, e non possiamo fare un primo tempo del genere in casa. I ragazzi hanno reso conto, poi il secondo tempo abbiamo fatto secondo me un grandissimo secondo tempo, anche 10 contro 11 abbiamo giocato meglio che il primo tempo con 11 contro 11. Senta, per quanto riguarda la prossima gara ci sarà il Cinzia Alba Longa, che comunque ha già fatto vedere delle buone cose nell'arco del campionato e comunque rimane nelle zone alte della classifica. E come si affronterà una partita come questa? Dobbiamo questa settimana lavorare cercando di recuperare il più possibile gli acciaccati di questa settimana, che anche oggi hanno fatto la partita. Torromino ha giocato, che in settimana è stato sempre fermo con un adduttore, Vita non aveva 90 minuti, che ci fuori dall'influenza, lo stesso con Ruben, ha preso un colpo in settimana, è stato fermo, tante problematiche, poi dopo uno domenica quando fa la formazione deve prenderne atto. Noi cerchiamo di recuperare, andare tutti quanti al 100%, adesso perdiamo Favo purtroppo, però recuperiamo Federico dall'espulsione, vediamo Luca se questa settimana ce la fa recuperare. Andiamo avanti con il lavoro, cerchiamo di fare prestazioni più belle di quella di oggi e portare comunque a casa i tre punti. Un'ultima domanda, è fiducioso per il futuro, si può ancora insomma ambire alle prime posizioni secondo lei? Gli altri continuano a vincere, quindi noi dobbiamo fare il nostro, dobbiamo vincere le più partite possibile, interpretandole in maniera diversa da quella di oggi sicuramente. Ripeto, noi pensiamo a noi stessi, andiamo a Cinzia Alba Longa cercando di vincere la partita e poi vediamo quello che fanno gli altri, ma noi dobbiamo vincere le più partite possibile. Grazie mister. Grazie a voi.